But when God is stolen from, when God is stolen from, it's something precious to him that he bought with his own blood is taken away from him, even from their childhood, even when they're babies with no way to make a decision. And they came and snatched them from God. And God says, no. Is God going to sit idly by and just watch it happen? No. She's mine. This one is mine. That one is mine. She's mine. She belongs to me. She belongs to me. Ooh. Awake, awake, O arm of the Lord. Awake, awake, O arm of the Lord. It's in the ancient days. We need a judge. Arise, O judge of the earth. Arise, O judge of the earth. Awake, awake, O arm of the Lord. And fight on behalf of the poor. Fight on behalf of the oppressed. The needy. Surely your eye is not blind. Your ear is not deaf. These are the least of these. You said that you did not come to save the righteous. But you came to save even the least of these. These are your beloved. These are the ones you want. E buongiorno a tutto il mondo, benvenuti di nuovo a un altro incontro con la parola di Dio. E sì, è un altro incontro con la parola di Dio. E sono contento di essere con voi. Ieri abbiamo avuto una scuola biblica. Oh, mamma mia, abbiamo parlato degli attacchi del nemico, parlavamo dello Spirito Santo e della presenza, ma verso la fine... Ah, Signore, guarda. Non posso dire che un carattere, sapete che i caratteri sono, il carattere delle persone sono stati studiati, suddivisi in quattro, no? C'è il flemmatico, c'è il melancolico, il sanguigno, il colerico. Ora, probabilmente non ho il carattere flemmatico, soprattutto melancolico, è 100% sanguigno e colerico.
Comunque, è stato verso la fine un intervento, quegli interventi che, vabbè, uno si dice, ma chi me lo fa fare? Una persona mi ha detto, Martin, vedi, questo succede perché tu fai i corsi gratuiti, e allora ti entra di tutto e di più lì dentro, e ci dici te che non sa apprezzare. Vabbè, comunque. Ma no, e questo sì, sicuramente non ci annoiamo, no, non ci annoiamo, questo è poco ma sicuro. Ma è stata una bellissima serata, un bellissimo incontro, tranne la cosa bella è che mi hanno aggiornato di quello, vabbè, lasciamo stare. E comunque, sì, Vilma era presente, è stato proprio, e lo ha accennato, e stavo spiegando l'importanza di prestare attenzione alla parola. E guarda, c'è una manifestazione in corso. Vabbè, comunque, non ci siamo annoiati. Ma è stato un bel incontro, un sacco di studenti. Ma studenti, sono veramente fiero degli studenti perché lo vedi delle domande che pongono, cioè come veramente sono attenti. Ciao Elena, carissima, ciao Elena. E abbiamo anche Loredana, salutiamo Matteo, Bruna, Vilma, Tamara, Gianni, Patrizia, Mimo Clea, Mimo e Cecilia. Da Napoli abbiamo Liana che ha fatto la bellissima testimonianza dal nostro caro Alep Pub. Poi abbiamo Salvatore. Giuita, Rita, Liana, Salvo, Filomena, Ciro, Leonardo e tutti i nostri cari amici che vogliamo molto bene insieme a Giovanni e tutto il resto. Bene, 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 bene. Ok, cosa volevo dire? Qualche annuncio importante questa sera. Oggi cos'è? Scusa, io non so. Oggi è martedì, e sì, ieri era lunedì per forza. È martedì, a meno che è febbraio che ha 28 giorni il mese. Vabbè. Comunque, oggi c'è la serata di single, tutti i mercoledì c'è la serata di single, ma era già successo, non in questa misura, ma era già accaduto, sempre lo stesso. Ah, sì, era già successo, sì. Sì, ho visto il video, meno male che c'è il video. Ho visto il video che sarete pubblicare. Ma a un certo punto mi vedo. Ora, mi sono riuscito a controllare, ma mi è venuto in una delle risposte, mi è venuto la faccia d'arrabbiato. Guarda, lì. Ah, signore. Vabbè. E pensa a te che avevo raccontato un sogno che ha avuto mia moglie. In questo sogno io mi arrabbiavo nel sogno con due predicatori, ma giustamente, con buona motivazione, ma mi arrabbiavo troppo e poi interveniva mia moglie per cercare di sistemare tutto. Comunque, dai, su, avanti, 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 si va avanti, si va avanti. Abbiamo cancellato, tolto il beffatore, finisco le contese, dice la Bibbia. Come si dice in ebraico, Clelia, esatto. Cecilia in greco è Cecilia, in ebraico è Clelia. Ok, bene, bene, bene. Ma come ti che sei così paziente? È vero, Elena. Elena mi conosce da tanto tempo e sa che la pazienza è una delle caratteristiche principali che ho io. Sai che il frutto dello spirito sono nove chicchi, no? È un frutto, ma sono nove chicchi. E c'è la bontà, la benignità, la fede, l'amore, l'autocontrollo e c'è la pazienza. Io proprio è l'ultimo nel mio grappolo, del frutto dello Spirito Santo, è quello più piccolino sotto. Ma comunque sta crescendo, tranquilli che sta crescendo, perché ho detto, Signore, dammi pazienza e dammila subito. E devo dire che sta crescendo. Comunque, andiamo alla parola di Dio. Ah, stavo dicendo, questa sera 20:30 per i single, sei solo, sei triste, sei brutto, non ti ama nessuno. Allora, poi iscriviti al gruppo di single. No, che ci sono i single che si arrabbiano, sapete che scherzo. Stanno facendo gli studi veramente, veramente bene. Brava Stella, e insieme a tutta la squadra, bravi, 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 bravi. E comunque, se volete partecipare, devi essere single, ovviamente. Non è che se non sei single, non è parte dell'incontro. Al 3191748772, dove si parlano delle tematiche di come affrontare questo periodo brutto della tua vita.
No, se non impari a essere felice da single, non sarai mai felice nel matrimonio. Ricordati questo. Bene, abbiamo Pasquale che è arrivato in ritardo. Che ora è, Pasquale? No, non ci siamo. Sono 7 minuti in ritardo. Qua no, non va bene così, Pasquale. Allora. Invece su Zoom mi togli l'audio, Pasquale. No, quando si arrabbia mi togli l'audio. Vabbè, ok. Vilma se l'ha presa, perché Vilma è del gruppo dei single. Comunque, tornando, andiamo alla parola di Dio, smettiamo di spelacchiare i babbuini e passiamo alla parola di Dio e riprendiamo col discorso della gioia. Abbiamo visto, ieri abbiamo fatto un'introduzione di quello che abbiamo visto riguardo alla pace. Prendiamo un passo della pace per, come oggi concludiamo lo studio, per ripartire con il discorso precedente di Giobbe capitolo 22 versetto 21, che dice: riconciliati dunque con Dio e avrai pace e ti sarà resa la prosperità. E già come abbiamo visto, la pace precede la prosperità, per quello non puoi arrivare alla prosperità di Dio, cioè la prosperità del mondo, se tu sei uno che si sa da fare, beh, la raggiungi economicamente. Non distrarmi, Pasquale, non distrarmi. Ora, è cambiato l'ora per... Abbiamo cambiato l'ora? C'è stato il cambio d'ora, per caso? Perché, sai, gli orologi ormai cambiano in automatico, non so se è cambiato l'ora. Comunque, Mark Sena, you don't understand. Mark Sena is a good friend from America. He speaks English and also lui él habla español. Mark, I tried to call you the other day and I didn't make it. Let me know when I can call you. Bato. Che passò, Bato? He's a really good friend of mine, and I'm really glad that you are here online, Mark. He's a pastor, and he was my pastor when I was in the States. Lui è stato il mio pastore quando ero negli Stati Uniti, dopo 3 anni della scuola biblica. Addirittura lui è venuto a prendermi, è venuto con un gruppo della sua chiesa con dei ragazzi, è passato per la scuola biblica dove ero, e io me ne sono occupato dei suoi ragazzi. Dopo che ha visto come li ho portato a evangelizzare, mi ha chiesto di sposarmi per un anno negli Stati Uniti con lui. Per quello salutiamo a Pastor Mark, Mark Sena, a great friend of mine, really special friend and brother in Christ, and God bless you, my brother. Let me know when we can talk. And anyway, God bless you, my friend. And learn Italian. Bene, riprendendo con l'italiano, stavamo dicendo, abbiamo visto già precedentemente come se tu vuoi la prosperità, e quando parliamo di prosperità in termini biblici non parla solo dell'area economica, sta parlando di tutto quello che abbraccia la parte esterna e interna dell'essere umano, la prosperità nell'emozione, la prosperità nella salute, la prosperità in tutto quello che è il discorso di prosperità biblico, non solo il cash, eccolo qui. E per quello hai bisogno della pace. Perché hai bisogno della pace? Perché la pace di Dio è una bussola, che la pace di Dio governa il tuo cuore. Vuol dire che quando io la pace, faccio le scelte guidate dalla pace di Dio, queste scelte mi portano alla prosperità. Dall'altro lato abbiamo visto come la gioia dell'altra parte non produce prosperità, ma produce dei sentimenti che sono oltre, che sono più grandi di quello della prosperità. E infatti Salmo 119 versetto 162: gioisco della tua parola come chi trova un gran bottino. Ora, abbiamo già visto che la gioia del Signore si trova in due sfere, in quello che è, e facciamo così, in quello che è la presenza, con doppia S, no, sto scherzando, la presenza, e l'altra la parola, due elementi fondamentali dove tu trovi la gioia di Dio. Nella presenza di Dio c'è pienezza di gioia, e nota come dice: gioisco della tua parola. Due elementi che sono fondamentali per la gioia, e adesso ti spiegherò come Pastor Mark,
è fiero di me. Thank you, past. Thank you, pastor. I love you, man. I always have a good memories of you and all the great time that we spend in New Mexico. Ritornando in italiano, in italiano, come stavamo dicendo, notate che c'è la presenza di Dio e la parola di Dio, due elementi che producono la gioia di Dio. E ricordate che la gioia del Signore è la mia forza. Ma andiamo a analizzare la gioia che si trova nella parola. Ora, ricordiamoci che la parola senza la presenza è legge e la legge ti uccide. Ma se io voglio che la parola produca la gioia, e quando parla della parola, è la parola, quello che precede la parola che produce la gioia è la presenza di Dio, perché nella presenza di Dio c'è la gioia a motivo della parola. Adesso vi spiego il concetto, ma andiamo a vedere la gioia e la parola. Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, li ho divorate, le tue parole sono state la mia gioia. Sottolineo questo, le tue parole, la parola di Dio, sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio dell'esercito. E allora nota come ha trovato le parole, ascolta, la parola di Dio la devi trovare, non perché tu hai la Bibbia e la parola di Dio, ripeto, non perché tu hai una Bibbia e la parola di Dio. Quando trovi la parola è perché trovi la rivelazione della parola, è quando la parola ti parla, ecco quando tu trovi la parola. Altrimenti, se non c'è la presenza di Dio, la parola è un libro come qualunque altro libro, e ha delle pagine, ha dell'inchiostro, lo leggo e non dice niente. Leggo il libro di Buda, qualunque cosa lega io, religiosa o non religiosa, è fatta di inchiostro e di carta. Perché se io voglio che mi parli veramente la parola, ho bisogno per forza di entrare nella presenza di Dio. Nella presenza di Dio la parola prende vita. È lì che questo libro diviene qualcosa che ti parla. Ecco quando tu trovi le parole di Dio. Le parole di Dio li trovi nascosti nella parola di Dio. Ma per poter trovarla hai bisogno di riempirti dello Spirito Santo, perché la parola è la spada dello Spirito Santo. E ora quando io mi riempio della parola di Dio, ecco che boom, trovo la parola. Quando la trovi, quando ti ecco la rivelazione che illumina. Ora, Salmo 119:92: se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Allora nota che in mezzo all'afflizione di che cosa ho bisogno? Io, punto di domanda, abbiamo bisogno della legge, in caso non della legge come legge che uccide, perché questa legge non produce gioia dal momento che la legge ci separa dalla presenza di Dio, ma bensì della parola rivelata che produce la gioia. E questa gioia che nasce dalla parola di Dio ti fa andare oltre l'afflizione. Un esempio pratico, molto pratico, e presta attenzione a questo, lo trovi quando Gesù Cristo era triste fino alla morte. Dice: per la gioia posta davanti, lui sopportò la croce. Ora, come le è stata messa la gioia posta davanti? Quando l'angelo lo fortificò. Perché la gioia del Signore era la mia forza. Come lo fortifica l'angelo? E l'angelo è messaggero di Dio. Hanno fatto una ottima domanda ieri nella scuola riguardo al fatto che sottolineavo che vediamo più attività angelicale nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli che oggi. Ora, non è che gli angeli sono di meno e non lavorano, è che gli angeli che sono messaggeri, oggi il messaggio ce l'ho la parola di Dio. Se mi riempio dello Spirito Santo, la parola di Dio diviene vita, il messaggio ce l'ho io, non ho bisogno dell'angelo come nell'Antico Testamento o come nei tempi dei Vangeli. O degli Atti, perché negli Atti ancora non c'era la parola come noi ce l'abbiamo, non ce l'avevano loro. Ecco perché c'erano tante attività angelicali, perché gli appaia a Gesù Cristo l'angelo, se lui riceveva rivelazione direttamente da Dio? Perché era angosciato e afflitto. Essendo angosciato e afflitto, le emozioni soffocavano la parola. E ora prega una, prega due, prega tre e appaia l'angelo. Perché le appaia l'angelo con il messaggio a Paolo in mezzo al mare? Perché era un momento di angoscia, stavano rischiando la vita, poteva affondare, allora ecco che appaia l'angelo. E abbiamo bisogno dell'angelo. E beh, in mezzo all'afflizione, quello che mi dà la gioia è la parola. Ma se il mio cuore è afflitto, ecco, sì, ci vuole consacrazione perché si manifestano gli angeli.
perché se manifestasse a Daniele, Daniele ha fatto un bel digiuno di 21 giorni. E ora, ed ecco l'angelo che è apparso. È vero che Daniele nell'Antico Testamento, in Daniele capitolo 10, non aveva lui lo Spirito Santo, ma comunque vedi l'intensità della preghiera dove si trovano le manifestazioni delle angeli. Comunque, e per ultimo, per concludere, anche se siamo un po' in anticipo, questa bella, prestate attenzione per questa bella, Neemia capitolo 8, versetto 8. Ora, Neemia ha costruito le mura, era lì per costruire le mura, Esdra aveva costruito già il Tempio, successivamente Dio manda a Neemia, Neemia è nella costruzione e vuole insegnare la parola di Dio al popolo. E mette i Leviti, essi leggevano nel libro della legge in modo comprensibile. Ok, se tu vuoi trovare la gioia nella parola di Dio, devi comprendere la parola, altrimenti Matteo 13 dice che quelli che ascoltano la parola la comprendono, portano frutto 30, 60 o 100. Quelli che ascoltano la parola e la comprendono, portano frutto 30, 60 o 100. Vuol dire che la comprensione, noi come tralci, è quello che ci attacca alla vite. E una volta che io la comprendo, la posso spiegare in un modo comprensibile. Ma se tu non la comprendi, non puoi trovare la gioia nella parola, te lo faccio vedere adesso. Ne davano il senso. Ora, perché uno la comprende, devi darle il senso. Per far capire al popolo quello che leggevano. Perché spesso ti è capitato di leggere la Bibbia e non capisci niente? Beh, perché il Signore ti deve aprire la mente per comprendere le scritture. Questo l'abbiamo visto domenica sera con gli studenti di come insegnare la Bibbia. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriva, e i Leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Ora, perché piangevano? Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. E perché piangeva il popolo? Perché piangeva il popolo? Sai perché piangeva il popolo? Perché per mezzo della parola di Dio spiegata in modo comprensibile avevano capito che se tutto era rovinato come era rovinato, era motivo del peccato del popolo, cioè delle azioni del popolo, che non era un giudizio di Dio, cioè non è che Dio le ha mandato l'accidente, era semplicemente quello che avevano raccolto a motivo delle loro azioni. Perché il mio presente è il risultato delle scelte del passato. Se le scelte del passato non sono guidate da Dio, da chi sono guidate? Punto di domanda. E per conseguenza avremo il frutto delle nostre scelte. E ora, in questo caso, erano tristi perché vedevano, comprendevano che il loro presente non era che Dio era cattivo, era che non avevano ascoltato la guida di Dio. Poi Neemia disse a loro: andate, mangiate cibi grassi e bevande dolci e mandate le porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Ora nota da dove viene la famosa frase: la gioia del Signore è la tua forza. Viene da quando c'erano dei ministri che spiegavano in modo comprensibile, la gente aveva capito che il guai in cui si trovavano non era Dio che era cattivo, ma erano le loro azioni. Ma interviene Neemia e comincia a incoraggiarli: ci andate, ok, abbiamo capito, ma Dio ci sta restaurando, lui ha perdonato, cancellato i tuoi peccati, da oggi puoi fare le cose giuste, Dio ricomincerà a restaurare il suo popolo, smettete di piangere, e non ha senso, perdona e andiamo avanti, alzate e cammina. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo è il giorno santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare e a bere e a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa. Perché? Perché me l'aveva detto il Levita? Perché me l'aveva detto Neemia? No, perché avevano capito le parole che erano state a loro spiegate. E ora, quando tu comprendi le parole, ecco che nella parola tu trovi la gioia. Ma per capirle hai bisogno dello Spirito Santo. Perché la parola è la spada dello Spirito Santo. Quando comprendo, ecco che tutto diviene chiaro, ecco che si aprono gli occhi, ecco che vedo come Dio mi dice che sono le cose, chiudo il passato, vado avanti e per la gioia posta davanti posso sopportare il momento di afflizione, perché so che il giorno di domani, se io faccio la scelta di quella parola che mi ho trovato oggi, il mio domani è garantito. Bene, spero di essere stato chiaro. Spero di essere stato chiaro. Vediamo se c'è qualche question. Vediamo se c'è qualche domanda. No, non c'è nessuna domanda. Non c'è nessuna domanda. Vediamo se c'è qualcuno che si manifesta come ieri sera. No, non c'è nessuno che si manifesta.
No, non c'è nessuno che si manifesta. Questo mi fa piacere. Ok, perfetto. Sì, ok. Avevo già l'acqua santa. Ho preparato l'acqua santa, casomai si manifestasse qualcuno, ma grazie a Dio non si è manifestato nessuno. Non utilizziamo, ci santifichiamo. Ah, bene, ok, perfetto. Se non ci sono domande, penso che ci vediamo domani con un altro tema interessante. Domani vedremo, non lo so cosa vedremo, ma vedremo sicuramente qualcosa di interessante. Domani, quando studi la parola dello Spirito Santo, sicuramente troverai una parola che a te aprirà la mente. Se volete possiamo parlare, se volete qualche tema in particolare, mandatemelo sui messaggi e preparo qualcosa. Qualche tema che volete vedere in particolare, non polemico, sottolineo, non polemico. Come Dio mette ordine nella tua vita? Vuoi capire come Dio mette ordine nella tua vita? Sì, vorresti che domani parli di come Dio vuole che metti di mettere ordine nella tua vita? Puoi benissimo mettere. Voglio sentire come Dio fa a mettere ordine nella mia vita. Mettilo. Voglio sapere come Dio fa a mettere ordine nella mia vita. E domani cominceremo uno studio su come Dio mette ordine nella tua vita. Ok, niente, vi saluto, che Dio vi strabenedica e amatevi gli uni gli altri, parlate sempre bene e niente. Vi saluto.